Ciao a tutti amici di Cucina Passione e Fantasia. Oggi facciamo insieme una alternativa, se vogliamo usare questo termine, alla pizza in teglia, che sia bassa, alta, tonda, comunque una alternativa sempre gustosa. E faremo la focaccia con pomodorini e origano, leggermente alta, ma soprattutto molto morbida. Sarà, come al solito, perché io faccio questo tipo di impasti a lunga lievitazione. Qualcuno dirà non serve la lunga lievitazione, è inutile. Io la faccio perché per me, il prodotto alla fine diventa più digeribile. Poi ognuno di voi può pensarla come vuole. Io alzo le mani e, come ho detto, apro e chiudo parentesi. Ingredienti e dosi per fare questa ricetta li trovate come al solito nel link che vi metto sotto in descrizione. Impasterò con l'impastatrice, ma si può benissimo fare anche a mano perché non è difficile farla. Spero che questo video vi piacerà, quindi mi raccomando mettetemi un like, provate a farla e fatemi sapere, ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e così mi darete una mano a crescere e a fare sempre nuove gustosissime video ricette. Quindi sono pronto e andiamo a fare la nostra gustosissima focaccia con pomodorini e origano. Andiamo, dai! Prima di cominciare, come sempre, la panoramica degli ingredienti. Ho già aggiunto nella ciotola dell'impastatrice il mix di farine, farina di semola rimacinata di grano duro e farina manitoba. Qui c'è l'acqua dove ho messo anche il lievito che andrò a sciogliere, sale fino, olio extravergine di oliva, della patata in questo caso è cruda che poi andremo a lessare, pomodorini e origano per condire la nostra focaccia in superficie. Possiamo cominciare. La prima cosa da fare è quella di pulire le patate e di andarle a lessare per bene. Una volta che l'abbiamo cotta, l'andiamo semplicemente a schiacciare per farla raffreddare e renderla più comoda da mettere nell'impasto. Ok, la consistenza deve essere questa. Adesso ci andiamo anche a sciogliere per bene il lievito che avevamo messo dentro l'acqua. Mi sono trasferito sull'impastatrice, impasterò con il gancio, però vi ricordo che questi stessi identici passaggi possono essere fatti a mano. Quindi avvio la macchina, io la metto a velocità 2, però comunque la velocità del gancio deve essere questa. Faccio miscelare le farine per qualche secondo. Quindi comincio ad aggiungere dei pezzettini di patata e faccio miscelare. Ok, adesso vado ad aggiungere l'acqua in maniera graduale e lentamente, ne metto un po' e la faccio assorbire dalla farina. In totale andrò ad aggiungere l'acqua in circa 3-4 volte. Ogni volta che aggiungo l'acqua aspetto almeno un minuto e poi metto quella successiva. Dopo aver aggiunto l'ultima parte di acqua, facciamo impastare per almeno 2 minuti. Perfetto, spingiamo la macchina, abbassiamo l'impasto utilizzando una classica spatola e lo mandiamo sul fondo. Lo schiacciamo e andiamo a coprire la ciotola con un foglio di pellicola, con un piatto, un coperchio e la facciamo riposare per circa 10 minuti. Perfetto. Sono passati 10 minuti e aggiungiamo il sale e tutto quanto l'olio. Riavviamo la macchina sempre a velocità 2 e facciamo impastare per almeno 8-9 minuti. Perfetto, dopo 9 minuti il nostro impasto è pronto. Adesso ci
Ci infariniamo per bene il tavolo da lavoro sempre con farina di semola rimacinata e lo versiamo sopra. Una volta messo sulla farina, mettiamo anche dentro una ciotola un po' di olio con il quale ci andiamo proprio ad ungere per bene le mani. Quindi inseriamo sotto l'impasto le dita e facciamo una serie di pieghe su se stesso. Ecco fatto così, vedete? L'olio ci aiuterà proprio a non farci appiccicare l'impasto sulle mani. 4-5 giri di pieghe vanno benissimo. Una volta fatto questo primo giro di pieghe, andiamo a coprire e lo facciamo riposare per 10 minuti. Dopo questi primi 10 minuti facciamo un altro giro di pieghe, quindi nuovamente andiamo a ungere un po' le mani e le dita, inseriamo nuovamente sotto e proseguiamo come prima. Quindi 4-5 giri di pieghe. Ok. E lo facciamo riposare ancora per altri 10 minuti, sempre coperto. Perfetto, sono passati gli ultimi 10 minuti e quindi proseguiamo anche con le ultime pieghe. Come al solito, un po' di olio. Ok. Perfetto, il nostro impasto è ben riposato. Ok, abbiamo riottenuto il nostro panetto. Ora prendiamo una ciotola, ci mettiamo qualche goccia di olio sul fondo e lo andiamo a distribuire per bene. Perfetto, ci solleviamo l'impasto e lo mettiamo dentro. Adesso andiamo a chiudere la ciotola con della pellicola. Una volta chiuso per bene, qui io ho usato della pellicola, ma potete anche usare un coperchio, un piatto. Lo lasciamo a temperatura ambiente per un'ora e poi lo andiamo a mettere in frigo per minimo 20 ore. Ed ecco il nostro impasto dopo almeno 20 ore di frigorifero. Però volendo ci possiamo anche spingere fino a 22-24 ore. L'impasto è raddoppiato di volume, è molto morbido e ha fatto una buona maturazione che renderà la nostra focaccia ancora più morbida e digeribile. Quindi siamo pronti per fare la stesura in teglia. Prima di proseguire vi faccio vedere la teglia che io sto utilizzando. Questa è una classica teglia da forno per alte temperature, molto resistente, 38 cm per 28. Questa per me è la misura standard per fare questo tipo di focaccia. Potete sceglierne anche una un pochino più grande, però successivamente la focaccia rimarrà un po' più bassa, però è a vostra scelta. E volendo si può scegliere un modello quadrato o anche tondo. Deve avere almeno un bordo di circa 2 cm perché appunto con la lievitazione crescerà. Non fate caso a questo modello che è un po' macchiata, perché come la chiamo io è una teglia vissuta che ha fatto tante cotture. E sotto ho messo un canavaccio, perché adesso che andremo appunto a stendere l'impasto direttamente in teglia, questa almeno non scivolerà via. Proseguiamo dopo questa piccola premessa sulla teglia e aggiungiamo sulla base abbondante olio, vedete? Lo andiamo a distribuire, io uso un pennello, però potete benissimo fare con le mani, mi raccomando mettetelo anche lungo il bordo. Prendiamo l'impasto, ce lo stacchiamo un pochino dalle pareti e lo andiamo a girare direttamente in teglia. Eccolo qua. Una volta messo dentro, lo dobbiamo rigirare nuovamente dall'altro lato, quindi il lato che prima stava sopra adesso sta sotto e adesso lo rimandiamo sopra, così, vedete? Quindi abbiamo fatto una sorta di gira e rigira. Una volta che l'abbiamo messo in teglia, lo dobbiamo iniziare a stendere. Possiamo partire dai lati e poi al centro. Lo proprio allarghiamo. Facciamo così fino a quando l'abbiamo steso per bene su tutta la teglia. Ok. Si
si è stesa abbastanza bene. Se vedete che appunto negli angoli, come in questo caso, ancora non siete riusciti a mandarla perché torna indietro, la facciamo riposare per 10 minuti così e poi nuovamente andiamo a spingere. Dopo che sono passati questi 10 minuti andiamo a dare qualche altro colpetto, ok, così la allarghiamo per bene e la nostra base è pronta. Ora la andiamo nuovamente a coprire e io in questo caso userò sempre della pellicola. Una volta chiusa andiamo a mettere la teglia direttamente nel forno con la luce spenta, tutto spento, e la lasciamo lievitare per 4-5 ore. Dopo che abbiamo messo a lievitare la nostra focaccia, possiamo anche procedere immediatamente con il condimento. In questo caso vedete io sto usando un pomodorino tipo datterino, ma va benissimo anche un ciliegino, un piccadilli, comunque a vostra scelta. Semplicemente lo vado a tagliare a metà e lo metto dentro una ciotolina. Una volta che li abbiamo appunto tagliati tutti quanti, andiamo a condirli. In questo caso io uso solo del sale fino e un po' di olio extravergine di oliva. Una volta conditi li lasciamo in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. E dopo almeno 4-5 ore di lievitazione, ecco come si presenta il nostro impasto. Guardate che bello. Adesso prendiamo i nostri pomodorini e li andiamo proprio a incastonare spingendoli all'interno. Una volta che abbiamo incastonato, come dico io, tutti quanti i pomodorini all'interno dell'impasto, andiamo ad aggiungere quel poco di liquido che è rimasto nella ciotolina e poi andiamo a mettere anche sopra un po' di origano. Se volete potete anche aggiungere qualche oliva, però io questa volta l'ho fatta così, quindi ho messo solo i pomodorini. Ecco qua, io utilizzo dell'origano secco e anche in questo caso va in base ai gusti. Io ne metto un bel po' perché comunque piace. Ecco fatto. Adesso andiamo a accendere il forno a 250 gradi in modalità statica e appena raggiunto la temperatura andiamo a infornare. Il forno ha raggiunto la temperatura, quindi andiamo a mettere la teglia. Ecco qua, vedete? Proprio a toccare la base. E facciamo cuocere così per almeno 10 minuti. Dopo circa 10 minuti la prendiamo, la solleviamo e la mettiamo nel secondo ripiano dall'alto. E proseguiamo la cottura per altri 9, massimo 10 minuti. Ed ecco qua la nostra bellissima e gustosissima focaccia con i pomodorini. Adesso la apriamo e vediamo com'è all'interno. Ed eccola qua, la solleviamo. Ovviamente è molto calda, quindi uso una paletta. Guardate che bella. Veramente morbida e gustosissima. Sembra proprio un cuscino, vedete? Io spero che questa mia ricetta per fare la focaccia con i pomodorini vi sia piaciuta. Mi raccomando, mettetemi un like e soprattutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, così faremo insieme sempre nuove gustosissime video ricette. Ciao a tutti e grazie!